29/5/2023. Si continua con la serie I numeri degli youtuber, di cui vi lascio il link in descrizione. Questo è il numero di Carlo Conti, che a me sinceramente mi mancava, perché dopo il numero di Gerry Scotti, il numero degli alieni, il numero di Sfere Basta, eccetera eccetera, questo proprio di Carlo Conti mi mancava. Prima di cominciare, come sempre, raga, mi raccomando, ma voi lo sapete già, tutti i miei link in descrizione. Tempestate di like questo video, mi raccomando, raga, il gesto segomante, perché altrimenti il like non viene bene. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram ve lo impiallo nel vostro apparato rettale qua sotto. Biseonare! Andiamo ad incominciare, non perdiamo tempo perché ci sta aspettando Carlo Conti. E bella a tutti! E bella a tutti, ragazzi! E benvenuti a questo nuovo video, io sono Favige! Tutti così cominciano, con l'intro di Favige. Ormai è diventata una sorta di mantra, capito? E ben tornati in questo nuovissimo video. Analizziamo meglio il profilo di questo Carlo Conti. Vediamo dal nome del profilo che c'è scritto proprio Carlo Conti, che è online tra l'altro, alle 21:46 di sera, quando di solito, se non sbaglio, Carlo Conti dovrebbe essere in trasmissione. Quindi come cacchio fa ad essere online, non lo so. Ma la ciliegina sulla torta è la foto che dovrebbe avere Carlo Conti nel profilo di WhatsApp. È un bambino che assomiglia a Carlo Conti da piccolo, con gli occhiali. No, no. Questa roba è da spavento, veramente da spaventarsi. Oggi siamo qua per chattare con Carlo Conti. Non vedo l'ora di chattare con Carlo Conti, raga, è il sogno della mia vita. Ma non aspettavo altro. Raga, ho trovato questo numero, non è fake? No, assolutamente non è fake. Chi è che sta pensando che è fake, raga? Scrivetemelo nei commenti, secondo voi è fake? Non lo possiamo sapere ancora, perché ancora non è nemmeno cominciato. Però ci sono buone probabilità che non sia fake, raga, non lo è. Non è fake assolutamente. E niente, comunque vi volevo avvisare che dovevo studiare, ma ho solo una materia per domani. Vabbè, frega cazzi, vai avanti, dai! Quindi, raga... Chi è che ha urlato? C'è qualcuno in sottofondo che urla! Domani devo... Arrivo! Raga, ma... Questa è... E sua madre che urla dall'altra stanza? Comunque, ragazzi, dovevo studiare, però... Ancora? C'è sua madre dall'altra stanza che bestemmia e lui tranquillo? No, raga, è perché ho studiato, ma tranquilli, qua siamo a vedere il numero di Carlo Conti, non vi preoccupate. E niente, adesso siamo qua e chatteremo con Carlo Conti. È passato già più di un minuto di video e ancora non ha cominciato a chattare con Carlo Conti. Tra l'altro, Carlo Conti, ripeto, è sempre online, cioè sta aspettando lui che comincia a chattare. Sembra che si sono organizzati. Chatteremo con lui. Ciao! Ma sei veramente... C'è qualcosa di strano in questo profilo WhatsApp. Non so cosa, ma vedo qualcosa di strano. Raga, non so, ditemelo voi nei commenti. Cosa c'è di strano? Non mi sovviene in questo momento, non mi sovviene. No, scusate, il vero... Scusate, raga, il vero... Carlo Conti. Non appena scritto ciao, praticamente sono diventate le due lineette blu istantaneamente. Cioè ha visualizzato tempo zero. Allora veramente conosce Carlo Conti. Allora veramente Carlo Conti sta aspettando a lui che gli manda il messaggio. Allora veramente non è Carlo Conti. Vediamo che risponde, raga. Se è veramente lui, mi cago sotto. Se è veramente lui, mi cago sotto. Ma perché Carlo Conti è un personaggio horror? Che cos'è, una creepypasta? Ma io potevo capire se è davvero Slenderman, mi cago sotto. Ma non se è veramente Carlo Conti, mi cago sotto. Ma perché dovresti avere paura di Carlo Conti? Se invece è un fake, allora sono contento. Ah, quindi al contrario, se è fake è contento. Se è veramente lui invece si caga sotto. Cioè il mondo è al contrario in pratica. Raga, sta scrivendo! Non c'è bisogno che gridi, lo stiamo vedendo che sta scrivendo. Ha detto ciao! Raga,
Ha detto ciao! Scriviamogli ciao! Ciao Carlo! Carlo! Scusate, sta scrivendo! Attenzione, Francesca Tatti smista per Pessotto. Sta scrivendo, è online! Va Pessotto in mezzo del vecchio al tiro! Ma chi saresti tu? Galla! Quindi raga, ricapitoliamo. Ciao, ma sei veramente tu il vero Carlo Conti? Sei veramente tu? Ciao, risponde Carlo Conti. Lui, ciao Carlo. Sì, ma così non finiamo più però. Che fantastica chat. Ciao, ciao, sei veramente tu? Ciao, ciao Carlo, ciao, ciao, ciao. Andiamo avanti qui a saluti fino all'infinito. Sono un tuo grandissimo fan. E scusate, perché io lo amo Carlo. Tutti amano Carlo Conti. Tutti. Non ce n'è uno al mondo che non ama Carlo Conti. Anche gli alieni amano Carlo Conti. Io amo Carlo Conti. Soprattutto quando ha raddoppiato un personaggio dei 44 gatti e lo saluto in questo video. Ciao Carlo Conti, sei bravo a fare questi... Ma che cazzo stai dicendo? Ah, ma grazie, grazie. Non c'è di che. Non c'è di che, Carlo caro. Non c'è di che, caro Carlo. Non c'è di che. Sembra uno sciogli, ti giuro, sembra uno scioglilingua. Non c'è di che, Carlo caro. Non c'è di che, caro Carlo. Non c'è di cacare, Carlo. Non c'è di cacarlo caro. Sai, io sono un presentatore, lo so bene, Carlo! Non ce la faccio più, veramente. E scusate, lo so benissimo. Cioè, addirittura si mandano messaggi in contemporanea. Facciamo mente locale. Mentre gli manda il messaggio lui, automaticamente gli arriva quello di Carlo. Carlo! Principe Carlo, ma sei veramente tu? Che tra l'altro adesso è diventato re. Però Carlo! Carlo! Sei sempre tu o è un'altra persona? Raga, dopo questo video ci sarà il video dove andremo a chattare con... No. Dopo questo video, no. Fedez. Ma perché devi andare a rompere le palle anche a Fedez? Ma io non lo capisco sta cosa. Chi ti ha prestato il mio numero? Non me l'ha prestato nessuno. L'ho trovato su internet. Solo io su YouTube. Su YouTube? Addirittura su YouTube? Non su internet in generale, tipo nel dark web da Parkinson e cestino. No, su YouTube. Quindi è facilmente trovabile alla mercé di tutti. Perché trovano tutti i numeri su internet? Io non trovo mai un c***o. Perché? Ok, perfetto. Mi mandi una tua foto? Voglio vedere quanto sei carino. Questa è un'enorme presa per il sedere. Mi mandi una foto perché voglio vedere quanto sei carino? Un'altra scusa migliore. Te la potevi inventare, no? Digli la verità. Mi mandi una foto perché non ci credo che sei tu. Carino. Carinao. Ma come cazzo scrive? Ma poi dai, ma anche lui. Carinao. Mi mandi una foto perché voglio vedere quanto sei carinao. Cacao meravigliao. Raga, non scrive più. L'ha mandata, raga. È lui. Oh mio Dio. È Carlo da Conti. Oh mio Dio, è Carlo che conta. 1, 2, 3. Carlo Conti da piccolo, è veramente lui. Raga, no, comunque devo essere sincero, lui da piccolo ci assomiglia davvero. Cioè gli somiglia davvero. È veramente lui quando era piccolo, ma che carino. È veramente un mammolotto. È bianco e nero questa foto. È lui. Che poi tra l'altro è la stessa foto profilo, eh. Quindi se la volevi vedere bastava cliccare la foto profilo di WhatsApp, eh. Cioè tanto è quella. E scriviamo, e ha detto questo sono io da piccolo. Oddio. Oddio, mio Dio. Mistero della fede. Raga, oh my god! Che è quello che sto pensando anche io in questo momento, oh mio Dio! È veramente lui! Vabbè, dai, quando è che finisce sta stronzata? Quando finisce? È veramente lui! Sì, vabbè, abbiamo capito, vai avanti, ok, lui, si vede, a 3 ore, l'abbiamo visto, già l'abbiamo squadrato, gli ho fatto la fotografia, già, mentale, me lo sono registrato nel cervello, già! Ah, ok, perfetto, mandami un tuo audio! No, raga, c'è anche il messaggio audio? C'è anche l'audio? No, aspetta, qua si sta andando oltre la stronzata, qua, cioè, si va oltre l'immaginazione, oltre la fantascienza. Qua siamo ai confini della
realtà. Anche là, oltre la foto, anche l'audio gli manda? Se sei veramente tu. Non mi dire che veramente ti manda l'audio. Raga, lo sta registrando. Vi farò vedere quando me l'ha mandato. Raga, me l'ha mandato. Ma gli ha mandato veramente? No, me la devi fare sentire l'audio. Raga, allora, fammi una tempestate di like a questo video, raga. Segomante, mi raccomando, perché adesso sentiamo l'audio di Carlo Conti, cacchio. Ascoltiamolo, è di 9 minuti. No, di 9 minuti, di 9 secondi. Quale 9 minunchia? 9 che ha 9 minuti, che ha 9 minuti di audio, 9 secondi, non 9 minuti. Sono io, Carlo Conti. No raga, questo non è Carlo Conti. Questo è It Pennywise quando si sta trasformando. No, questo non è Carlo Conti, no. Questo è Jeff the Kill. No, no, ti posso garantire al 100%. Questo è tutti tranne Carlo Conti. Oddio! Scriviamo! Ma chiudi la bloccalo immediatamente, bloccalo immediatamente e chiudi la conversazione immediatamente. Non è manco la voce del ragazzo questa. Chi, con chi cazzo stai chattando? Oh my god! Oh my god, raga, sta scrivendo! Ascoltami, chiudi la non è, fidati, non è Carlo Conti quello. Dalla voce si capisce che non è Carlo Conti. Che poi tra l'altro aveva detto che se era veramente Carlo Conti si sarebbe cagato sotto. Adesso capisco perché. Scrive, raga, scrive, sta scrivendo. Senti, non mi messaggiare più. Oppure ti blocco. Raga, è diventato Evil Carlo Conti questo. Addirittura i messaggi anche con il diavoletto con le corna gli manda. Ok, non lo farò. Ciao! Ti conviene che lo blocchi tu invece, fidati. Dopo aver sentito sta voce, me la sogno stanotte. No. Ciao, quindi raga, questo video si chiude qua, lasciate 4 mi piace! Sì, ma non c'è bisogno che gridi solo perché sono entrate 10 persone nella stanza! Raga, si comincia a sentire un casino bestiale! Per il video dove andrò a chattare con Sfere... Basta, ci vediamo al prossimo video! Ora devo andare bella! Oh, abbassa il volume, abbassa! Non ci sento più!